Sono stati premiati nella sede della provincia di Pesaro Urbino i vincitori della terza edizione del concorso d'arte figurativa Un mondo solidale e inclusivo contro ogni forma di violenza. Il concorso, promosso dalla Onlus Piattaforma Solidale, ha visto produrre 6 incontri nelle scuole, sfociati poi nel presentare ben 84 opere sul tema della solidarietà e dell'inclusione contro ogni forma di violenza. E li abbiamo voluti stimolare facendoli riflettere soprattutto su quello. Qual è la causa principale che porta alla violenza? E a nostro avviso la causa principale che porta alla violenza è la mancanza di dialogo, di confronto. Non a caso, quando parliamo di varie forme di violenza, la violenza contro la natura, l'uomo che sta violentando questo pianeta, perché no? Perché manca il dialogo fra l'uomo, l'essere umano e la natura. Nelle scuole, quando manca il dialogo, arriva il bullismo. E quindi è fondamentale andare in mezzo agli studenti, insieme ai professori, agli insegnanti, ai dirigenti, parlare di questo. Ed abbiamo, a mio avviso, quest'anno ottenuto dei risultati estremamente importanti. Abbiamo scelto di fare qualsiasi tipo di violenza che riguarda, che viene fatta su una donna, anche perché si sente spesso, purtroppo, anche ultimamente soprattutto, di tantissimi femminicidi, e quindi abbiamo deciso di rappresentare tutto ciò che una donna deve subire magari quotidianamente, purtroppo, e che si dovrebbe eliminare, per l'appunto. Ho disegnato una chiave, perché secondo me la chiave è appunto il modo per aprire una porta, e questa porta immaginaria o anche vera, per appunto arrivare a un futuro. E quindi, anche se la chiave, ovvero il passato, può essere insanguinata, può essere rovinata, comunque questa chiave funziona e questa chiave serve per appunto raggiungere questa porta e aprire un futuro. A partecipare le classi di Pesaro di Bramante Genga, Liceo Artistico Mengaroni, Istituto Agrario Cecchi, Scuola del Libro di Urbino, Liceo Artistico Nolfi Apolloni di Fano, Liceo Artistico Preziotti Licini di Porto San Giorgio e Fermo. Proprio una classe terza di quest'ultimo liceo si è classificata al primo posto utilizzando la scrittura a specchio di Leonardo da Vinci con lettere disposte in ordine rovesciato in modo che la frase ad effetto potesse essere letta correttamente soltanto allo specchio. E abbiamo portato dei concetti, delle riflessioni nuove. Si parla sempre di violenza sulle donne, se ne parla tanto, e in questo caso parlare dell'amore ha portato a delle riflessioni nuove. Infatti proprio il quadro, l'opera d'arte principale è stata premiata perché parla di felicità, parla di qualcosa di nuovo. La violenza può essere contrastata soltanto con l'amore. Dobbiamo iniziare a creare dei nuovi significati per portare una comunità in un luogo di serenità in cui tutti possiamo essere solidari.